dottoressa Antonella. Ho scelto la dottoressa Antonella Binante perché, oltre ad avere avuto relazioni professionali, è una persona squisita dal punto di vista anche umano. E la dottoressa Binante ha percorso un po' tutto come dire, il curriculum dei diploma e lauree che una professionista di igiene dentale può fare, perché ha prima preso il diploma in odontotecnica, poi il diploma universitario in igiene dentale e poi si è presa due lauree, una in igiene dentale e la seconda in specialistica in scienze delle professioni tecniche organizzative, assistenziali. Quindi quanto di più completa è la sua competenza in ambito di igiene orale. E non solo, è professore a contratto con l'Università di Bari e tiene insegnamento in vari corsi master e corsi di formazione e pratica anche la sua attività libero professionale ed è autrice di non so quanti, ma ne ho visti due pubblicati negli ultimi 15 giorni, testi di aggiornamento su appunto la igiene orale, ma anche sulla gestione del paziente con problematiche dentali e poi chiaramente pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali di grande rilievo. Antonella, ti lascio la parola e ascoltiamo la tua relazione. Grazie, io ringrazio te e ringrazio tutta l'organizzazione per questa bellissima possibilità. E anche perché siamo abituati a parlare sempre a professionisti, ma in realtà il nostro target è dato proprio dai nostri pazienti. Quindi avere veramente il piacere di poter dialogare con gli utenti in maniera diretta diventa veramente un valore acquisito che mi rende felice e che mi onora tantissimo. Innanzitutto perché poi ho veramente la possibilità di poter incontrare nuovamente te e poter collaborare quindi nuovamente con te. E, io condivido lo schermo. Ok, ci siamo. Perfetto, perfetto, io lo vedo perfettamente. Sì, ok. E quindi vorrei veramente ringraziare quindi tutti gli organizzatori, in modo particolare l'Unici, per l'attenzione che presta proprio nei confronti di tematiche della salute, in modo particolare anche quella della salute orale questa sera. Il titolo è l'ideale proprio perché non è mai troppo tardi per una corretta igiene orale ed è proprio questo percorso un po' che andremo a vedere insieme, parlando della nostra popolazione, che è una popolazione che per fortuna o nel bene o nel male comunque va avanti e va invecchia. Perché è composta quindi sempre più da anziani, ma a me piace parlare appunto di diversamente giovani, anche perché ovviamente andare avanti quindi con l'età non sempre è una cosa negativa, perché si può dare il meglio di sé a qualunque età, in qualunque epoca, anzi, a maggior ragione, quando si è appunto più vicini ad un'età matura, si ha una consapevolezza decisamente quindi superiore. Parliamo un po' di anziani, ma è importante anche fare una suddivisione. Perché non deve essere considerato quindi in termine dispregiativo, ma anzi deve essere quindi colta come attenzione, come necessità quindi di continuare a vivere sempre meglio, visto che la nostra è una popolazione composta prevalentemente da persone anziane. Ma quando parliamo quindi di anziani, riferendoci quindi anche a quella che è un po' è l'età, possiamo distinguere tutta una serie di categorie, perché infatti ci riferiamo a un giovane anziano, se facciamo una classificazione relativamente all'età, se pensiamo appunto a persone di età compresa fra i 60 e i 74 anni, gli anziani invece per le persone comprese fra i 75 e gli 84, gli anziani avanzati tra gli 85 e i 99 e poi abbiamo l'anziano estremamente anziano, dove parliamo però di un'età superiore ai 100 anni.
Però sappiamo bene come possono essere tanti i fattori, come si possa essere anziani in realtà anche a 20 anni, quando non ci sono quindi gli stimoli giusti, quando non c'è la giusta attenzione anche nei confronti di tutto quello che ci circonda. Sappiamo bene che ci sono anche altri fattori come la salute fisica, la salute mentale, l'autonomia e la qualità della vita che devono essere presi in considerazione per poter avere una definizione decisamente quindi più completa. E infatti, in base proprio a quello che è il livello di salute generale e l'attività fisica, possiamo proprio distinguere appunto anziani funzionalmente indipendenti e quindi assolutamente ben invecchiati, anziani purtroppo deboli, ma anche funzionalmente dipendenti. E mi faceva piacere mostrarvi, quindi anche se questa è un'indagine di qualche anno fa, però mi faceva piacere proprio prenderla in considerazione per vedere come si affronta anche la fine, diciamo, del periodo lavorativo. Questo quindi è un'intervista che è stata fatta qualche anno fa, però intervistando persone dai 65 ai 75 anni, per vedere quindi proprio quale fosse la loro considerazione nei confronti di questa nuova situazione, quindi al fine dell'attività lavorativa. In realtà, quindi su 1.000 intervistati, una buona fetta, una fetta decisamente importante, è abbastanza d'accordo con la definizione che è giusto che finalmente ci si possa quindi godere la vita, ma soprattutto che nella propria vita si è già dato abbastanza in termini proprio di attività lavorativa pressante e che giustamente ora tocca anche agli altri. Però ci sono anche dei cambiamenti importanti perché negli ultimi anni c'è stata quindi anche lo sviluppo quindi di un buon senso anche nelle scelte alimentari, anche perché appunto nell'ultimo periodo si consuma quindi sempre di più un'alimentazione decisamente quindi più sana, limitando anche quindi i dolci. Ma per quanto riguarda poi la situazione sanitaria, purtroppo parliamo quindi di denti e non è, ed è fondamentale quindi anche dare uno sguardo a quello che è l'accesso anche alla sanità e alle cure. E se per quanto riguarda gli interventi di ricovero, gli esami, le analisi e ovviamente in maniera via via, quindi sempre meno così scontata, le visite specialistiche sono comunque questi tre ad appannaggio prevalentemente pubblico, ahimè, quando si parla di odontoiatria, l'accesso alle cure è purtroppo prevalentemente di tipo privato. Tutto quello che è pubblico è riservato soltanto a persone che hanno veramente delle condizioni economiche estremamente difficili. Però quali sono, diciamo, la situazione anche a livello del cavo orale? Beh, se fino a qualche tempo fa erano tantissime le persone edentule che arrivavano quindi ad un'età avanzata in assenza di elementi dentari, adesso in realtà la presenza quindi di corone, ma anche di impianti, quindi anche l'implantologia è sempre, quindi una riabilitazione anche di tipo fisso, è sempre ovviamente più presente. Però questo ovviamente deve assolutamente comportare anche la considerazione di tutta una serie di elementi, quindi più elementi dentari presenti ancora nel cavo orale, però con l'età avanzata sappiamo anche che ci sono tutta una serie di situazioni che si possono verificare e quindi dalle carie, alle gengivite, alle parodontiti, al cancro orale, alla riduzione della secrezione salivare e anche a situazioni di candidosi che richiedono la presenza quindi anche di un'equipe medica che sia quindi multidisciplinare, perché devono essere considerati quindi vari aspetti, non soltanto della salute del cavo orale, ma anche della salute sistemica. Beh, in tutto questo l'igienista dentale ha un ruolo importante perché funge in realtà da trade union tutte le varie figure, ma soprattutto può rappresentare un importante interlocutore, quindi per la persona anziana, per sapere, quindi per andare a decidere insieme e ad affrontare tutta una serie di elementi da conoscere, ma soprattutto tutta una serie di azioni da mettere in campo per riuscire a mantenere quindi una adeguata salute orale. Sappiamo
sappiamo bene ovviamente che durante l'invecchiamento ci sono tutta una serie di cambiamenti che sono comunque fisiologici, che però possono comportare, portare con sé ovviamente tutta una serie di riduzioni, diciamo, delle capacità sia funzionali che metaboliche. E, i tessuti vanno incontro comunque ad una disidratazione, c'è comunque una maggiore atrofia, c'è la perdita di elasticità e c'è anche una ridotta capacità di riparare anche tutti gli eventuali, quindi, lesioni che si verificano. E non dimentichiamo poi che ci possono essere anche tutta una serie di cambiamenti legati anche a patologie, perché comunque con il passare del tempo un po' tutti andiamo incontro a tutta una serie, quindi, di malattie che ci accompagnano, grazie quindi alle cure sempre più attente, sempre più incisive, che permettono comunque di vivere bene anche in presenza di malattie cardiovascolari, in presenza di magari patologie respiratorie, di problematiche muscoloscheletriche, anche quindi del sistema nervoso, problemi ovviamente sensoriali, ma anche problematiche che possono interessare il tratto gastrointestinale, il tratto urogenitale, gli organi riproduttivi. E tra i vari organi che comunque possono andare incontro e possono presentare delle patologie, c'è anche il cavo orale. Ci sono tutta una serie di patologie che sono presenti a livello quindi sistemico. Le più frequenti sono appunto il diabete mellito. Purtroppo c'è un forte incremento di neoplasie e da mettere in conto, soprattutto nell'età quindi più avanzata, una presenza quindi di demenza, il morbo di Parkinson, la patologia di Alzheimer, e poi ovviamente artriti, patologie cardiovascolari e quindi, come vi dicevo, anche patologie orali. Le patologie orali sono molto importanti ed è per questo che diventa veramente difficile considerare l'assenza di un'adeguata assistenza anche in ambito pubblico, perché le patologie orali hanno un impatto negativo sulla salute e anche sulla qualità della vita, perché se non si riesce a nutrirsi nel modo giusto, perché si sono persi gli elementi dentali che non permettono di avere un'adeguata masticazione, quindi un'adeguata nutrizione, è ovvio che ci sarà ovviamente un deperimento anche fisico legato proprio alla mancata assunzione di alimenti adeguati. E l'invecchiamento del cavo orale riconosce due componenti. Una componente proprio interna, che è legata, ovviamente, come abbiamo già visto, proprio al discorso, al fatto che i tessuti vadano incontro ovviamente ad una perdita che gli permette, che non permette quindi di fronteggiare adeguatamente proprio tutto lo stress legato al passaggio dell'età. E poi ci sono ovviamente dei fattori esterni, legati appunto a tutta una serie di patologie o di traumi o di anche accessibilità alle cure che non permettono a tutti di poter usufruire delle cure stesse. E tra questi, purtroppo, come vi dicevo, proprio lo studio dentistico, l'ambulatorio odontoiatrico, purtroppo è ad appannaggio prevalentemente del privato e non del pubblico. E quindi le patologie orali subiscono proprio un aumento che è legato proprio a fattori sociodemografici. Però non dimentichiamoci che ovviamente poi nel tempo tutti quelli che sono state le cattive abitudini comportamentali che da giovani non avevano quindi nessun effetto, col passare del tempo poi ovviamente mostrano tutti i loro segni. E ovviamente se c'è stata un'abitudine al fumo protratta quindi sin da giovane età o il procrastinare di un'alimentazione scorretta può ovviamente portare degli effetti sicuramente non positivi, quindi sull'organismo stesso e sulla risposta dell'organismo anche a determinate patologie. E poi ovviamente ci possono essere tutta una serie di fattori psicologici, perché è importante continuare a mantenere, dopo la perdita del lavoro, interessi, dedicarsi a quello che diceva, ovviamente, non avere stessi periodi. Se invece la perdita del lavoro viene vista
Chiedo scusa, dottoressa, ma per qualche motivo non riuscivamo a capire, non riesco a capirla, nel senso sembra un effetto tecnico sbagliato. Provi a riparlare? C'è qualcosa che anche voi ascoltate male? Mi fanno cenno di sì, che si sente molto male, si sente a pezzettini, come dire. Come se non ci fosse il collegamento stabile. Aia. Vuole provare a ricollegarsi, magari? Adesso ho perso proprio. Ecco, meglio. Purtroppo. Oggi la tecnica ci rema contro, e visto che il Lambro è pieno, è probabilmente per quello. Allora, anche Luigi è caduto, e lo ributtiamo dentro. Luigi, qualche problema? Adesso facciamo ricollegare anche la dottoressa perché non si sentiva più niente. Voi sentite, mi sentite correttamente? Perfettamente, Perfetto. perfettamente. Allora vediamo se si Credo ricollega. che abbia a che fare col collegamento internet. Sì, infatti, a un certo momento è cominciato a gracchiare, tipo, eccola qua. Riproviamo, try again. Nel frattempo io sto registrando. Oggi non la va bene. Sì, io sento comunque. Sì. Sentirci si sente. Sì, no, anche io sento, sì. È successo? Ecco, rieccoci, dottoressa. Togliere il microfono, perfetto. Adesso sentiamo se la sentiamo. Non la sentiamo. Prova ancora? No, non la sentiamo proprio, no? È disabilitato il microfono della dottoressa. No, No, è lì sta avvisato. attivo. No. Sentiamo a scatti come se balbettassi, Antonella. Adesso sta facendo. Ti vedi? Non Niente, proprio si sente a intermittenza. Mannaggia. Si è collegata anche col telefono, immagino. Che la vedo sulla sinistra, però c'è il microfono del telefono spento. Allora, adesso sto provando a togliere l'audio. Adesso la sentiamo, dai. Adesso dovrei togliere uno dei due audio perché Sì, altrimenti va sì. in risonanza. Adesso Ecco, ok. Mi sentite adesso? la sentiamo da entrambi, perfettamente. No. No, io ho tolto, ho disattivato quello del computer. Ok. No, è attivo Mi anche quello sentite del sempre a computer. scatti? Sì. E adesso va meglio? Adesso lo sentiamo perfettamente su quello del telefono. Perfetto. Ok, allora adesso condivido lo schermo, così vado con lo schermo dal PC e... E col microfono dal telefono. Sì, dai, troviamo sempre una soluzione.
Riuscite a vedere la presentazione? Si sta caricando. Sì, probabilmente è un problema di banda internet perché ci mette tanto a caricare mentre prima è Sì. partito subito. Sì. Infatti, non vedo nulla. No, Ok, e adesso? no, non si vede lo schermo. ora no. Ecco, Eccolo, adesso sì. Perfetto. arrivato. Siamo tornati. Ottimo. Ce l'abbiamo fatta, ci siamo. Quindi eravamo rimasti proprio alla necessità, quindi a tutti i fattori che possono in qualche modo andare a creare quindi tutta una serie di problematiche. Non da meno la disponibilità dei servizi odontoiatrici, come avevamo detto poc'anzi. Allora, sto spingendo, ma è proprio lento. Quindi ci deve essere proprio un problema di connessione. È strano perché la banda segna. Ecco qua. Ok, Adesso è ci vediamo un partita. po'. Sì. Quindi, però è importante non dimenticare che l'incidenza delle patologie orali è legato quindi anche alla presenza di altre patologie, ma anche a terapie farmacologiche plurime. Perché ovviamente ogni patologia può essere risolta con un farmaco, ma ogni farmaco porta con sé tutta una serie di effetti collaterali. E le patologie odontoiatriche purtroppo interferiscono con l'assunzione del cibo. E se non si riesce ad assumere adeguatamente del cibo, si va a ridurre anche il consumo non solo di fibre, ma anche di tutti i composti vitaminici e ovviamente aumenta anche il rischio di colesterolemia. Nella popolazione anziana, la perdita del peso spesso è correlabile proprio con la presenza della malattia dell'apparato di sostegno del dente, che è nota con il termine di parodontite, e il numero ovviamente di elementi dentari sani è con l'edentulismo. Quindi, se c'è presenza della malattia parodontale, nota appunto come piorrea, no? E se il numero degli elementi che sono stati persi, gli elementi dentari, sono notevoli e quindi c'è una presenza di edentulismo importante, ovviamente questo non potrà che portare ad un'inevitabile perdita di peso per una mancata assunzione di un'adeguata alimentazione. E tutti i cambiamenti che si manifestano a livello del cavo orale sono tanti perché coinvolgono non solo i denti, ma anche appunto l'apparato di sostegno dei denti, quindi tutto ciò che c'è che sostiene il dente stesso, ma anche a livello delle labbra, a livello delle mucose, a livello della lingua e a livello della saliva. E adesso li andremo a vedere insieme perché è importante conoscere per identificare e per riuscire poi ad affrontare la problematica nel modo giusto. Quindi io non voglio spaventare nessuno, ma è importante proprio imparare anche ad osservare la propria bocca per intercettare tutti insieme anche tutto quello che può significare una patologia. A livello dentale si possono verificare una serie di variazioni di colore e questo molto spesso sono legati proprio magari a prolungato uso del tabacco oppure all'uso di alimenti che colorano in modo particolare come il tè o il caffè. Infatti qui nella foto vediamo proprio sui denti anteriori, sui due incisivi centrali, proprio gli effetti del fumo e del caffè con questo colore proprio estremamente nerastro, mentre sugli altri denti, in modo particolare i due estremi, vediamo invece la presenza di capsule e anche la recessione delle gengive. Questo perché con il tempo e con l'utilizzo anche dei denti, i denti si usurano. Però molte volte, e questa è una cosa che si verifica anche adesso in tantissime persone giovani, c'è questa abitudine importante di digrignare o di serrare i denti e questo comporta anche l'usura degli elementi dentari. Però questo è legato soprattutto all'aumento dello stress e quello che fa paura è che ci sono sempre più giovani
molto molto stressati, che hanno già i segni dell'usura come se avessero un'età avanzata. Poi ovviamente non dimentichiamoci che ci possono essere anche delle abrasioni che sono causate però da abitudini sbagliate. All'abitudine, ad esempio, di utilizzare spazzolini molto molto duri o magari di utilizzare anche dei dentifrici molto abrasivi o di fare delle combinazioni estremamente stravaganti nel tentativo di togliere le macchie, e magari utilizzando bicarbonato insieme al limone per cercare quindi dei rimedi della nonna per andare a togliere ovviamente le macchie dentarie. Ma questo ovviamente non comporta altro che un'ulteriore abrasione sia dei tessuti duri, ma soprattutto dei tessuti molli e delle gengive. E qui vediamo quindi tutta una serie di segni. Ecco, questo è proprio quello che si verifica con il serramento e con il digrignamento. Vedete proprio questo appiattimento di tutte le cuspidi dei denti, i denti che sono quindi decisamente ridotti in dimensione e completamente appiattiti. E quello che si può riscontrare invece in quest'altra immagine, vedete, sono proprio i segni anche dell'abrasione, e se potete notare anche sulla gengiva, ecco, sono segni dello spazzolino utilizzato in maniera maldestra, che vanno a creare quindi delle lesioni a livello quindi gengivale, e qui vedete queste zone in cui manca proprio completamente una parte dello smalto, legato quindi sia ad una chiusura sbagliata che all'azione ovviamente di un digrignamento importante. E i denti si usurano sempre di più, e qui vedete si intravede in trasparenza proprio la polpa. E contrariamente a quello che si può pensare, questa situazione tante volte non è accompagnata da nessuna sintomatologia, perché il dente si usura, si espone la polpa, che è il cuore ovviamente del dente, e in maniera sintomatica, perché la polpa si ritrae sempre di più, fino a creare proprio la morte anche del dente stesso. E quello che bisogna fare è imparare proprio ad osservare i propri denti e andare ad individuare se c'è quindi qualcosa che non va. Quindi se si nota una mobilità improvvisa dell'elemento dentale, oppure magari una maggiore sensibilità sia a livello del dente che a livello ovviamente della gengiva, è il momento di segnalarlo al proprio dentista. Oppure se si intravedono quindi dei segni, delle zone nere, e quelle sono rappresentate appunto dalla presenza di carie. E purtroppo anche al di sotto di otturazioni, come in questo caso, al di sotto quindi può esserci nuovamente l'infiltrazione di batteri con una recidiva anche cariosa. Però c'è da dire anche che molte volte alcuni dentisti non sono assolutamente generosi, e nel tentativo di andare a bloccare i denti, magari interpongono del materiale che dovrebbe servire a bloccare i denti per ritardare quindi la mobilità, però molte volte viene fatto in maniera maldestra, e questo materiale poi comprime sulla gengiva e quindi non fa altro che rappresentare invece un ulteriore fattore di danno. Un'altra cosa che è importante comunque che si verifica nel tempo è che noi dobbiamo, e voi dovete intercettare rapidamente, è la presenza ovviamente di carie a livello della radice. E qui vediamo appunto queste radici che si espongono perché la gengiva si ritira, e le radici esposte possono più facilmente cariarsi. E questo processo carioso è dovuto quindi molte volte anche a fattori introdotti magari con la dieta, quindi se c'è una dieta molto acida, se si consumano spesso quindi alimenti acidi, e pensiamo ad esempio comunque a succhi di arancia, arancia stessa, sempre a tutte le bevande, a succhi di limone o quant'altro, comunque acidi introdotti con l'alimentazione. Però non dimentichiamoci che purtroppo una delle patologie più frequenti è rappresentato proprio dal reflusso gastroesofageo,
o da altri disordini alimentari o anche dall'abuso di alcol, che comportano ovviamente la risalita anche di acidi direttamente nella cavità orale. E presenza di acidi nella cavità orale, anche se risalgono quindi direttamente dal nostro organismo, vanno a comportare un'acidità costante a livello della bocca e quindi una situazione proprio di perdita di struttura da parte del dente, che assume, vedete, questo aspetto sempre più nerastro. Però ecco, anche all'interno, nell'aspetto palatale, soprattutto se ci sono dei disordini alimentari, o se comunque c'è un reflusso gastroesofageo, si possono verificare quindi anche a livello palatale queste situazioni dove lo smalto si dissolve e quindi si vede in trasparenza tutta la dentina, che è lo strato presente al di sotto dello smalto. Però ecco, che cosa è importante sapere? Che questo processo erosivo può essere attivo oppure può essere non attivo. È attivo quando lo smalto è molto lucido, quando anche la superficie della radice esposta è lucida. E quindi se da una parte questa attività rappresenta un fattore negativo perché c'è sensibilità, d'altra parte vuol dire che c'è ancora vitalità a livello dentale. Quando invece vediamo quindi delle pigmentazioni, il processo erosivo non è attivo, però il dente ha già subito ovviamente un processo di decomposizione. Quindi che cosa bisogna fare? Innanzitutto un'accurata igiene orale domiciliare a casa e anche ovviamente poi dei controlli professionali dall'odontoiatra e dall'igienista. Ed è importante anche a livello domiciliare utilizzare dei colluttori specifici, magari che vadano a nutrire lo smalto, che lo aiutino quindi a ridurre la sensibilità, ma anche ovviamente a dare ulteriore nutrimento, a bloccare questo processo degenerativo. Ed è importante poi anche andare ad assumere in maniera intelligente le bevande e i cibi, evitando magari bevande cariogene, e teniamo presente che ci sono anche tanti soft drinks, anche tutti i succhi di tipo industriale sono ricchissimi di acidi. Quindi in presenza di erosioni, comunque dopo l'assunzione di acidi o comunque anche dopo aver pranzato o cenato, è buona regola attendere 30 minuti prima di andare a spazzolare i denti. Questo perché? Perché bisogna dare il tempo al cavo orale, alla saliva, di andare a riequilibrare in maniera naturale questa acidità, perché il nostro organismo è una macchina meravigliosa, che cerca sempre di mettere rimedio a tutto. E quindi dopo l'assunzione di alimenti acidi e anche dopo l'assunzione di alimenti in genere nel cavo orale c'è un abbassamento del pH che serve proprio a favorire la formazione del bolo alimentare per poter ingerire il cibo stesso. Però dopo 30 minuti questa acidità viene ovviamente riequilibrata perché altrimenti il cavo orale costantemente acido andrebbe incontro a dei processi di demineralizzazione. Ed ecco che dopo 30 minuti si può andare a spazzolare i propri denti andando ad utilizzare soprattutto se ci sono delle radici esposte, se ci sono quindi dei fenomeni erosivi, andando ad utilizzare ovviamente un dentifricio che contenga quindi molto fluoro o che sia un dentifricio appunto desensibilizzante. Poi, se c'è sensibilità, è importante andare a fare anche delle applicazioni professionali per andare quindi anche a riequilibrare. Se notate sulle vostre superfici dentali appunto una perdita dello smalto, è importante non andare ad utilizzare spazzolini molto duri, ma soprattutto tecniche molto aggressive. Quella che va evitata è la tecnica di spazzolamento orizzontale, perché è molto dannosa. La tecnica più adatta è una tecnica a rullo, quindi dalla gengiva verso il bordo incisale,
Oppure l'ideale è anche andare ad eseguire quindi dei cerchietti su ogni superficie dentale. E poi ovviamente se c'è sensibilità, rivolgersi all'odontoiatra che andrà ovviamente a ridurre questo fenomeno. Abbiamo parlato prima di retrazione gengivale, abbiamo parlato di parodontite. La parodontite non è altro che la malattia dell'apparato di sostegno del dente, di tutto ciò che sostiene l'elemento dentale all'osso sottostante. E se nel corso degli anni si omette appunto di sottoporsi a delle terapie adeguate che permettono di tenere sotto controllo la malattia parodontale, appunto nota in passato come piorrea, allora in questo caso ovviamente la malattia continuerà a progredire e inevitabilmente i denti andranno incontro alla mobilità e alla perdita degli elementi dentari stessi. Però il tutto può essere assolutamente controllato se si mettono in atto ovviamente tutta una serie di accorgimenti. Però ovviamente i tessuti parodontali, quindi l'apparato di sostegno del dente, riflette proprio quella che è la salute dell'individuo e purtroppo anche tutte le malattie che nel corso degli anni si sono accumulate. E quindi è fondamentale continuare ad attuare una corretta igiene orale con spazzolini molto morbidi, con l'utilizzo anche di scovolini interdentali, ma anche magari di spazzolini molto piccoli come i monociuffi che permettono di andare a detergere proprio in maniera mirata tutte le superfici, anche quindi più piccole, che possono raccogliere la placca determinando e facendo progredire un processo infiammatorio. Importante è anche andare a detergere adeguatamente la lingua. Vedete, questi sono gli scovolini che permettono di andare a detergere proprio gli spazi interdentali, perché purtroppo la malattia, sia cariosa che la malattia parodontale, quindi quella che porta alla mobilità e alla perdita del dente, inizia proprio dagli spazi interdentali, perché tra un dente e l'altro è sempre più difficile andare a rimuovere la placca, e questa placca che permane tra un dente e l'altro va a determinare ovviamente un processo di distruzione che porta alla perdita del dente. E poi ovviamente è importante eseguire le corrette terapie in studio che sono sempre meno invasive, sempre meno traumatizzanti. Se in passato bisognava necessariamente ricorrere magari all'anestesia per infiltrazione, adesso ci sono anche dei mezzi decisamente quindi meno invasivi con anestetici topici che permettono quindi di andare a pulire pochi denti alla volta in maniera non traumatica. E poi anche gli strumenti per rimuovere il tartaro sono sempre quindi meno aggressivi. Quindi la messa in atto di un adeguato protocollo di prevenzione con un monitoraggio da parte dell'igienista dentale e dell'odontoiatra permette quindi sicuramente di limitare al massimo interventi chirurgici e anche le avulsioni dei denti e quindi le estrazioni dentarie. Un'altra cosa importante da sapere è che il cavo orale non ha soltanto un'importanza dal punto di vista estetico, ma l'abbiamo già detto, è fondamentale per la comunicazione e per il linguaggio, ma è importante anche perché rappresenta un serbatoio di batteri per altri distretti. Infatti, la placca batterica accumulata nel cavo orale attraverso il circolo ematico può arrivare anche in siti distanti. Tenete presente che a livello del cavo orale noi assumiamo gran parte dei farmaci, proprio anche con l'assorbimento sublinguale, e hanno un effetto immediato. Questo ci fa capire come il cavo orale sia connesso attraverso il circolo ematico anche a tutti gli altri organi. E proprio attraverso il torrente ematico i batteri che si accumulano nella bocca possono arrivare in siti distanti, come ad esempio il cuore. Tant'è che la placca batterica che è organizzata, prende il nome di biofilm.
Purtroppo è un importante fattore di rischio sia per le endocarditi infettive, quindi per un aumento proprio di batteri nel sangue che portano quindi problematiche, quindi anche a livello del cuore, che possono determinare delle infezioni proprio delle protesi vascolari o articolari e che rappresentano veramente un importante fattore di rischio sia per le malattie del cuore, ma anche per le malattie polmonari. Un'altra cosa importante che non bisogna dimenticare è che i pazienti diabetici sono sicuramente più predisposti a sviluppare malattie a livello del cavo orale perché il diabete ritarda il processo di guarigione. I pazienti diabetici sono più soggetti a contrarre infezioni, però molti non sanno che la presenza di malattie nel cavo orale, in modo particolare della malattia parodontale, quindi della gengivite, dell'infiammazione gengivale, va a impedire il controllo del diabete. Quindi le due patologie dialogano tra loro e l'una influenza l'altra in senso negativo. E se c'è un adeguato controllo, una cura adeguata, si potenziano invece in senso positivo. Questo perché, come vi dicevo, quindi anche le parodontopatie gravi, quindi le malattie dell'apparato di sostegno del dente, se trascurate, aumentano la resistenza all'insulina e contribuiscono proprio ad un peggioramento dello stato diabetico. E questa è una cosa che va assolutamente, ricordata. Un'altra cosa importante è che purtroppo la placca batterica nella bocca può raggiungere direttamente le vie respiratorie. Infatti, negli anziani ospedalizzati, basterebbe semplicemente andare a detergere la bocca, andare a pulire la bocca dopo i pasti per andare a ridurre i giorni di febbre, l'incidenza di polmonite e i decessi a causa di polmonite. Infatti, una delle conseguenze più importanti che provoca molte volte la morte, soprattutto nelle RSA a lungo degenza, è causata proprio dalla polmonite abgestica. E la polmonite abgestica previene gran parte delle volte proprio dall'ingestione della placca, dal distacco di pezzi di placca batterica e l'introduzione quindi proprio nelle vie respiratorie. Quindi una buona igiene orale nei pazienti ospedalizzati contribuisce proprio a diminuire l'incidenza delle polmoniti e quindi a ridurre anche il tasso di mortalità. Tant'è che si parla proprio di polmonite che arriva dai denti sporchi, proprio perché la placca presente a livello della bocca, se non viene adeguatamente rimossa, rappresenta appunto una causa di un serbatoio di germi che causano la polmonite negli anziani ospedalizzati. E quindi continuiamo con questo viaggio, ma io senza voler spaventare nessuno, ma se si conoscono, si evitano e quindi c'è la possibilità di mettere in atto tutta una serie di attenzioni che permettono quindi di continuare a mantenere la salute. Abbiamo detto che la saliva ha un'importanza fondamentale per riequilibrare l'acidità, per riportare quindi un equilibrio anche a livello della bocca. Purtroppo molte patologie, come lo stesso diabete, ma anche molti farmaci, gli antidepressivi, ma anche gli antistaminici e tanti altri farmaci, determinano purtroppo una riduzione della secrezione salivare e creano una condizione che è nota come xerostomia, che non è altro che ovviamente questa sensazione di bocca asciutta, che è data proprio da molti farmaci, ma anche da molte malattie. E purtroppo se si fanno delle terapie radianti per tumori, queste determinano proprio una riduzione della secrezione salivare. Questa riduzione della secrezione salivare induce tutta una serie di problematiche a livello del cavo orale. Non si riesce a parlare, non si riesce a deglutire, non si riesce a mangiare perché non c'è la formazione del bolo alimentare che si ha proprio grazie alla saliva, perché la saliva contiene tutta una serie di enzimi che permettono sia di avere un'azione disinfettante, ma anche di andare a scindere i cibi, trasformando, grazie quindi ai denti, alla masticazione, gli alimenti in bolo alimentare pronto per essere ingerito. E quindi la sintomatologia che si ottiene è proprio questa sensazione di bocca secca, ma anche di alterazione del gusto, ma anche questa sensazione costante di sete,
E molte volte, purtroppo, questa riduzione delle secrezioni salivari comporta una sindrome dolorosa con un bruciore, dolori alle mucose, la lingua che si spessisce e anche la comparsa di alitosi perché c'è proprio una difficoltà nella masticazione, nella deglutizione, nella fonazione. E purtroppo un'altra causa è anche un'altra conseguenza. E anche appunto, come vi dicevo prima, la comparsa di carie a livello radicolari, perché non c'è detersione, la placca si accumula e si attacca e questa placca che resta lì adesa comporta ovviamente il processo carioso e quindi la dissoluzione delle strutture dure del dente. Quindi è importante quando c'è xerostomia andare a controllare la placca, rimuoverla in maniera adeguata, utilizzando magari anche sostitutivi della saliva, utilizzando dei dentifrici enzimatici che non sono aggressivi, andando magari a bere acqua a piccoli sorsi in maniera costante, utilizzando proprio dei sostituti salivari. Però è ovvio che in questa fase è assolutamente importante evitare l'uso del tabacco, evitare alcol, evitare caffeina, evitare tutti quegli alimenti che possono essere cariogeni perché sono mollicci. E però si va alla ricerca di cibi più mollicci proprio perché quelli. Mi vedete? Non vi vedo più? Mi vedete? Sì, Sì, perfetto. ok. Sì. Proprio perché purtroppo questi alimenti mollicci poi sono più appiccicosi e se sono più appiccicosi ovviamente creano più processi cariosi. Quindi è importante magari anche andare ad utilizzare dei chewing gum senza zucchero. Con quale obiettivo? Con l'obiettivo di andare, vedete la presentazione? No, si è sconnessa. Si è sconnessa, infatti. E riprovo a connettermi, ma è stranissima. Ecco, adesso c'è di nuovo ritornata la connessione. Ricondivido. Deve essere la linea proprio internet che Ma è stranissimo perché io ho tutta la banda piena, c'è la banda piena. È questo che non riesco proprio a spiegarmi. È veramente strano. Tra l'altro è la prima volta che mi succede. Mi oggi collego succede di tutto. spessissimo. Adesso piano piano, vediamo un po' se sta collegando. Ok, Ecco, ecco, ripartito. ci siamo, ce la faremo. Un'altra cosa importante è che la secchezza, la perdita di elasticità comporta proprio questo tipico aspetto, quindi anche delle labbra, un po' proprio a borsellino, no? E purtroppo è importante in queste situazioni andare a pulire bene anche gli angoli della bocca, le pliche cutanee, perché se si deposita placca lungo i bordi, questo può comportare appunto la comparsa di infezioni. Quindi è importante innanzitutto pulire bene, quindi anche le estremità della bocca e molto spesso queste si verificano soprattutto se si sono persi gli elementi dentari, quindi c'è la perdita proprio della dimensione verticale, perché perdendosi i denti si perde proprio quella che è la tonicità muscolare e quindi anche le labbra assumono quindi questo aspetto e favoriscono proprio l'accumulo anche di placca sulle zone laterali. Una cosa che vi invito a fare è quella di osservare bene anche la mucosa all'interno, perché se si vedono quindi delle chiazze bianche, delle chiazze rosse, beh, questo è assolutamente fondamentale che venga immediatamente fatto vedere al proprio odontoiatra. Un'altra cosa che si può verificare è rappresentata appunto anche dalla comparsa delle cosiddette mucose a livello del cavorale, il mughetto, quindi la candida, le candidosi, che sono legate proprio a carenza delle difese immunitarie, magari proprio ad una scarsa igiene orale e anche però molte volte proprio alla concomitanza. Concomitante cura con farmaci antibiotici o purtroppo quindi anche a farmaci antitumorali.
Quindi è importante sempre osservare la propria bocca e per evitare che si verificano queste situazioni a livello delle mucose, la cosa che si deve fare se si indossano delle protesi è detergere non solo e pulire bene non solo la parte esterna delle protesi, ma anche la parte interna, quella che entra in contatto con le mucose. E quindi ci sono degli spazzolini appositi che permettono proprio di pulire bene tutta la parte interna, perché se non c'è una pulizia anche della parte interna della protesi, si forma tartaro anche sulle protesi, rappresenta quindi questo un accumulo importante di batteri e ovviamente questo alla lunga determinerà l'insorgenza di infezioni e infiammazioni. Quindi la placca si insinua ovunque e con lo spazzolino va assolutamente rimossa. Quindi tutte le parti vanno rimosse e deterse. Molte volte purtroppo c'è la convinzione che le protesi, che sulle protesi non si accumuli placca, invece è assolutamente falso e quindi tutte le superfici devono essere deterse. Ma è importante che anche i manufatti da parte quindi degli odontoiatri, i manufatti che vengono realizzati, non contengano tutta una serie ovviamente di zone di ritenzione. Infatti, vedete tutte queste picchiettature presenti, tutte queste, questi solchetti. Questi solchetti che sono stati realizzati magari da un odontotecnico che voleva dare delle caratterizzazioni quanto più naturali possibili, in realtà queste rappresentano delle zone di ritenzione della placca. Quindi è importante rimuovere ogni volta che la protesi si rimuove, va detersa accuratamente. Sia le protesi totali che le protesi parziali vanno detersi con lo spazzolino manuale o con lo spazzolino elettrico e anche le mucose vanno deterse, magari con spazzolini molto morbidi o con delle garzine. Però andrebbero detersi poi anche i ganci. Quindi quando ci sono delle protesi fisse sui denti residui, le protesi fisse vanno detersi accuratamente, utilizzando degli spazzolini molto morbidi, utilizzando quindi degli scovolini per gli spazi interdentali. Se c'è sensibilità, vanno utilizzati degli dentifrici specifici. Se ci sono i ganci, magari vanno utilizzati dei fili al di sotto dei ganci o comunque degli spazzolini molto piccoli. Ecco, questi sono degli spazzolini che servono proprio a pulire le protesi, che siano parziali, come ad esempio gli scheletrati, o che siano totali e presentano, vedete, diverse forme che permettono di pulire sia la parte interna della protesi che la parte esterna. Anche i gancetti vanno puliti accuratamente, quello è fondamentale. Per quanto riguarda le mucose, si possono utilizzare degli spazzolini molto morbidi, ma anche, ecco, è importante andare a massaggiare anche le mucose orali, andando proprio ad inserire magari anche solo il pollice, oppure facendo pressione con pollice e indice, proprio per favorire una maggiore circolazione sanguigna e per andare a rimuovere tutti quelli che possono essere ovviamente dei residui. E se poi vengono posizionati magari degli impianti, perché abbiamo visto che gli impianti ormai sono entrati a far parte della normale routine odontoiatrica, perché soprattutto nell'arcata inferiore, quando si perdono tutti gli elementi dentari, le protesi non reggono. Se per la protesi superiore c'è una buona ritenzione, quando si tratta invece di protesi inferiore mobili, purtroppo l'osso si riassorbe e le protesi mobili non garantiscono una buona ritenzione. Allora, in tal caso si interviene con l'implantologia. Però tutti gli impianti presenti nella bocca vanno puliti e ci sono anche qui tutta una serie di strumenti, quindi spazzolini morbidi per andare a detergere ogni superficie. Oppure ci possono essere, ad esempio, dei dispositivi, quindi delle capsule che si chiamano appunto Everdenture, che vengono delle capsuline magari metalliche che servono proprio a offrire ritenzioni alla protesi mobile e che rivestono i monconi. E anche questi vanno lavati perché la placca si accumula. Oppure questo è un esempio, vedete, di impianti su zone edentule che sono state poi ovvie, su cui sono caricate quindi delle barre e che permettono quindi di posizionare delle protesi
che sono mobili per modo di dire, ma che in realtà hanno una ritenzione ben adeguata e che permettono quindi di sorridere, di masticare, di parlare in maniera adeguata, anche se tutti gli elementi dentali sono stati persi. Non dimentichiamoci che la lingua va detersa e che purtroppo i farmaci e le carenze nutrizionali possono portare proprio a delle alterazioni della lingua, la lingua che diventa magari impastata, quindi la lingua va pulita delicatamente ad ogni pasto. Ed è importante che se c'è quindi bruciore o altro, può essere ovviamente anche il segno dell'effetto dei farmaci o comunque di altre patologie. Quindi va pulita adeguatamente con lo spazzolino, con le garzine. E un'altra cosa importante, mi raccomando, ad osservare bene il vostro cavo orale. Tutte le volte che vedete dei rigonfiamenti, dei bruciori, delle bolle, vanno immediatamente segnalate all'odontoiatra perché purtroppo il cancro orale ha un'incidenza pazzesca e il cancro orale, quando è presente nella bocca, purtroppo è sempre molto aggressivo. Si tratta quasi sempre di tumori maligni. Quindi è importante evitare il consumo di tabacco e cessare quindi il consumo di alcol, ma soprattutto farvi visitare dall'odontoiatra. Ma soprattutto è importante che voi impariate ad ispezionare, a guardare la vostra bocca. E quindi se sulla lingua vedete qualcosa che non va, se sulle mucose, sulla guancia vedete che ci sono queste striature bianche, se nella mucosa interna vedete che c'è qualcosa di anomalo, dovete assolutamente segnalarlo al vostro odontoiatra. E poi una cosa importante, abbiamo parlato soltanto di cose negative, ma incominciamo a parlare anche di cose positive, perché grazie alla prevenzione, grazie al fatto che rispetto al passato la prevenzione incomincia sin da bambini, si può arrivare quindi anche a 90 anni con tutti gli elementi dentari, così come anche ci si può sottoporre ad uno sbiancamento anche a 78 anni. Guardate se ci sono delle protesi nelle zone posteriori, delle protesi fisse e se i denti anteriori hanno subito comunque una discolorazione legata appunto all'usura, beh, dopo aver pulito adeguatamente i denti si può fare quindi un trattamento sbiancante e ridonare quindi anche una bellezza al proprio sorriso. Ma soprattutto c'è questa paziente fantastica che adoro, che a 80 anni ha deciso che aveva sistemato i propri figli, stavano tutti bene e che lei voleva sottoporsi e liberarsi della protesi mobile. Quindi qui vedete che erano stati fatti, vedete, delle otturazioni che non permettevano alla paziente di pulire e quindi la gengiva continuava a ritirarsi. Quindi dopo un'adeguata pulizia, tutto quel vecchio composito, vedete qui, che impediva alla paziente di pulirsi e la gengiva continuava a ritirarsi, è stato rimosso. Quindi la paziente adesso può passare tranquillamente lo scovolino al di sotto dei denti e mantenere la propria bocca pulita. Voleva liberarsi di questa protesi mobile ed ecco che con una progettazione computer guidata, questa paziente ha potuto quindi posizionare con carico immediato quindi il proprio impianto con delle tecniche quindi particolari e quindi nel giro di pochissimo tempo quindi ha potuto posizionare nella propria bocca quindi degli impianti e ha potuto liberarsi della protesi mobile e adesso ovviamente è felice e contenta e può ovviamente mantenere la propria salute della bocca. Quindi il futuro che io voglio immaginare è quello innanzitutto di avere una diminuzione degli anziani residenti in case protette e tutto questo ovviamente grazie proprio all'adozione sin da subito, da sempre, dalla giovane età, quindi un'educazione, una cultura della salute che permetta quindi di limitare anche tutte quelle alterazioni funzionali. Il miglioramento quindi delle condizioni di salute, ma soprattutto una consapevolezza di quanto la salute orale sia importante, non soltanto per la bocca, ma per la salute generale. E quindi l'obiettivo
Il nostro obiettivo come igienisti dentali è quello di diffondere nella popolazione la cultura di una prevenzione e questo va fatto a tutte le età, perché veramente non è mai troppo tardi per prendersi cura della propria salute e della salute quindi della propria bocca. Io vi ringrazio veramente tantissimo per l'attenzione, spero di non avervi annoiato, ma soprattutto mi dispiace, no, per questi inconvenienti tecnici che però insomma non ci hanno fermato. Se ci sono Ma delle per domande, io sono a vostra disposizione. il digrignare dei denti, intanto buonasera. Buonasera a Si lei. digrignano i denti di notte. Allora, in questo caso, ecco, io sono una digrignatrice e durante la notte si possono quindi posizionare delle mascherine che vengono quindi realizzate in studio in maniera personalizzata. E che vengono indossate la notte, sono leggerissime e che permettono quindi di non consumare i denti, i propri denti, e quindi anche di riposare meglio, perché se si digrigna non si riposa bene, c'è cioè quindi proprio questa stanchezza muscolare che comporta poi tutta una serie poi di problematiche anche agli altri muscoli. Quindi della testa, del collo e poi in maniera ascendente anche le spalle e tutto il resto. Troppo gentile, lei è bravissima, oltretutto simpatica. La ringrazio tantissimo. Lo avevo anticipato che oltre che professionalmente validissima, è anche una persona estremamente umana e in grado di colloquiare in un modo piacevolissimo. Grazie, grazie, vi ringrazio. Sono io che vi ringrazio, spero veramente di non avervi spaventato, annoiato, tediato. No, io ho una domanda, Antonella. So che Certo. puoi rispondere relativamente, ma come ben sai, se vai in un supermercato, ma anche in farmacia, l'offerta di dentifrici e di tipologia di spazzolini, dei quali hai già parlato, ma di dentifrici soprattutto, è estremamente varia e direi anche variopinta. E un suggerimento che ci puoi dare, generale, chiaramente. Sulla tipologia del dentifricio che diciamo il dentifricio non dico migliore, ma quello che è più idoneo a utilizzare per chi non ha chiaramente grandi problemi. Certo, allora io quello che consiglio sempre è di evitare dentifrici sbiancanti a qualunque età. Innanzitutto perché non hanno assolutamente effetto sbiancante, è soltanto un modo, un palliativo, no? Per invogliare la gente al consumo. Bisogna, ecco, scegliere il dentifricio in relazione a quello che è la problematica. Se ci sono dei denti sensibili, allora si scelgono denti ad azione desensibilizzante contro la sensibilità. Se c'è infiammazione gengivale, sanguinamento gengivale, si sceglie un dentifricio adatto che ha come indicazione la riduzione del sanguinamento. Oppure quindi un buon dentifricio che non sia aggressivo, che non contenga microgranuli o altro. Un dentifricio quindi molto, molto semplice, che però appunto possa rispondere anche alle esigenze. Se i dentifrici medicali, magari quelli con la clorexidina, vanno utilizzati soltanto nel periodo in cui necessita l'utilizzo, cioè la clorexidina è un disinfettante, serve quindi a limitare le infezioni, e quindi va usato soltanto nel periodo in cui c'è l'infiammazione. Non si bisogna abusare. Adesso ci sono anche dei dentifrici che contengono olio di olivo ozonizzato o comunque acido ialuronico che non sono aggressivi e che permettono quindi di avere un'azione un po' meno aggressiva appunto sui tessuti. Spero, non so, di Sì, essere stata chiara. Mi raccomando, spazzolini soft. Non spazzolini duri, perché gli spazzolini con le setole dure fanno solo male. Quindi spazzolini soft e vanno utilizzati con movimenti circolari e delicati, un dente alla volta. E su ogni dente bisogna fermarsi per almeno 5-6 secondi facendo 5-6 cerchietti su ogni superficie dentale. e un'altra domanda, ma Alessandro? i Certo. colluttori sono utili? Anche i colluttori, stessa cosa.
Il colluttorio va utilizzato in base al problema che è presente. Se c'è la sensibilità, colluttori desensibilizzanti. Se c'è un'infiammazione gengivale, colluttorio a base di clorexidina allo 0,12, quindi senza diluirlo con acqua, altrimenti 0,12 o 0,2 è la concentrazione della clorexidina. Se si diluisce con acqua, il colluttorio perde quella sua concentrazione, quindi poi si sono spesi i soldi per niente perché si è diluito andando a perdere efficacia. Però va utilizzato per un periodo ben preciso. Se c'è l'infiammazione e il sanguinamento, va utilizzato per una settimana, per 10 giorni, massimo 15 giorni, ad esempio dopo un intervento chirurgico o altro. Però non bisogna esagerare. Finito il problema, va cessato, quindi bisogna seguire le indicazioni proprio dell'igienista o dell'odontoiatra. Una cosa è sicura: i colluttori che contengono alcol non vanno assolutamente utilizzati, non bisogna utilizzarli mai, sempre senza alcol. Se c'è poi un'adeguata igiene orale, una corretta igiene orale, non ci sono problematiche particolari, non ha senso utilizzare il colluttorio. Ma va utilizzato magari se ci sono delle problematiche particolari. Così come adesso ci sono, comunque se c'è una riduzione della secrezione salivare, e allora va bene magari un colluttorio non aggressivo che contenga delle sostanze lenitive, che permette magari di avere una maggiore fluidità, oppure sostituti salivari a seconda del problema. Però piuttosto che scegliere un colluttorio per sentire l'alito fresco che possa creare danni, meglio non utilizzare niente. L'alito fresco lo dà l'utilizzo di un buon spazzolino con un adeguato dentifricio, ma soprattutto quindi controlli periodici dall'odontoiatra e dall'igienista per mantenere la salute orale. E poi se ci sono delle problematiche specifiche, consiglieranno dei colluttori e dei dentifrici adeguati in base alla problematica presente. E tra scovolino e filo interdentale? Allora, il filo interdentale richiede una manualità molto importante. Io tra i due, sempre meglio lo scovolino. Tra l'altro adesso ci sono anche degli scovolini in silicone che sono meno aggressivi, che quindi possono essere utilizzati in maniera meno traumatica. Ecco. Sicuramente lo scovolino è da preferirsi al filo, però ci devono essere gli spazi tra un dente e l'altro. Lo scovolino va bene se c'è lo spazio interdentale, il filo invece quando c'è un accavallamento e quindi non c'è lo spazio per passare lo scovolino. Non capito. Cosa possiamo dire dell'idrogetto? Allora, l'idrogetto va benissimo, come però elemento in più. Non sostituisce né lo spazzolino, né lo scovolino o il filo. Se ci sono tante protesi fisse, e allora magari permette di massaggiare le gengive, di allontanare i grossi residui, dà questo senso di freschezza, permette di eliminare i grossi residui. Però l'idrogetto non sostituisce né lo spazzolino né lo scovolino. È però un elemento aggiuntivo che se si ha la necessità di un ulteriore massaggio gengivale, di stimolare la circolazione a livello gengivale, aiuta, ma non sostituisce nulla. Prego. Grazie. Grazie, dottoressa, è stata molto chiara e le immagini erano molto indicative. Adesso andrò a controllare i denti per vedere se sono in quella situazione. Non credo per fortuna, ma. Non bisogna aver paura di guardarsi, perché noi tante volte non ci conosciamo, abbiamo paura a spazzolare la lingua, a guardare la lingua, a guardare i denti. Infatti, gran parte delle volte i nostri pazienti incominciano a guardare i denti dopo aver fatto l'igiene professionale in studio, perché comunque gli spieghiamo tutto e facciamo quindi passare la paura di osservarsi e di conoscersi. E allora dopo magari incominciano a guardare anche i piccoli particolari, anche le cose. Questo comunque fa piacere. Perché l'automotivazione è fondamentale, anche l'autovalutazione, fa parte un po' degli screening, no? Come per le donne la palpazione della mammella. Anche in questo caso andare ad osservare delle anomalie, intercettare qualcosa di sbagliato, che può, di anomalo, che può essere un cancro della lingua,
può salvare la vita, perché purtroppo il cancro del cavo orale è uno dei più devastanti ed è quasi sempre maligno quando si presenta. E bisogna osservare sempre bene i bordi linguali, perché parte molto spesso dalla lingua. Quindi non abbiate paura di guardare la vostra bocca, di guardare la lingua e di chiedere aiuto al vostro odontoiatra. Avrei una domanda. Innanzitutto, grazie perché è stato molto interessante. Io da anni uso una volta al giorno, cioè la sera, mettere oltre il dentifricio, dopo aver fatto la pulizia dei denti, 2 gocce di acqua ossigenata. E devo dire che i denti sono sempre belli bianchi, non fumo, non bevo, queste robe qua. E devo dire che il dentista rimane sempre allibito dal fatto che non deve fare niente per me. Ecco, volevo sapere se l'acqua ossigenata va bene oppure è esagerato. Mi lavo i denti ad ogni pasto, insomma, dopo colazione, dopo pranzo, dopo cena, ecco. E allora, se si tratta appunto di 2 gocce, non creano problemi, però se si esagera con l'acqua ossigenata, ovviamente l'importante è anche il dosaggio. Se si esagera, anche quello può portare poi a altre problematiche, però appunto facendolo con pochissime gocce c'è soltanto, diciamo, l'effetto benefico. Bisogna sempre non esagerare con gli ausili o altro, e giustamente si vede che ha una bellissima dentatura e quindi mi complimento davvero. Sono bianchi, belli, si vede che è una bocca sana ed è Grazie. bellissimo. Ecco, è la cosa più bella che potevo aspettarmi da voi stasera, questo sorriso bello con una bocca che si vede che è bella sana. E devo dire che non è facile nemmeno nei ragazzi trovare quindi dei denti, una bocca così in salute, ecco, e quindi è quello a cui noi auspichiamo. Quindi lei è il messaggio più bello con cui potevamo Grazie. terminare questa Grazie a lei. riunione. Davvero, grazie a lei, davvero. Bene, direi allora che ringraziamo la dottoressa Binante. Io ho fatto la registrazione, quindi magari. Santi, devi dire qualcosa? Ah no, Applausi. applauso. È l'applauso virtuale. E Grazie, facciamo grazie mille. l'applauso reale. Grazie, grazie. È stato veramente un Arrivederci. piacere poter stare Buona con voi e serata. condividere con voi questo momento. Grazie La mille, grazie ringrazio dell'opportunità. moltissimo. Luigi, Grazie, arrivederci. la prossima quale sarà? Il prossimo argomento tra un mese? Sì, il prossimo argomento sarà il titolo Un cuore matto, matto da legare, Oh, con il perfetto. professor Marenzi della Fondazione Monzino, Fondazione Cardiologica Monzino di Milano. Quindi Perfetto, parleremo benissimo. Tra un mese parleremo di Bellissimo. cuore. Bene, Sappiate che se volete risentire la videoconferenza sarà caricata sul canale YouTube di UNUCI Lombardia e la troverete per fruirle o per farla fruire magari a qualcun altro che non è riuscito a collegarsi per mille motivi tecnici. Grazie ancora, dottoressa, grazie Luigi. grazie. Grazie a Grazie, voi, arrivederci e arrivederci. buona serata. E Buonasera a alla tutti. prossima, buona serata. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, Antonella.